Maurizio Padovi sulla sceneggiatura, abbiamo lavorato per tanto tempo su questa sceneggiatura, era un argomento a cui tenevo moltissimo e quindi avevamo costruito i personaggi proprio immaginandoci, li recitavamo, erano nostri e così anche le battute, tutta la sceneggiatura, e abbiamo provato poi a dare la sceneggiatura in mano a chi fa questo di lavoro, chi è molto più bravo di me, e ci rendevamo conto però che forse anche in un modo migliore di quello che potevamo immaginarlo noi, però veniva fuori sempre qualcosa di diverso da quello che avevamo immaginato. E le battute cambiavano, i personaggi cambiavano, i medi, il peggio, non lo sappiamo, però erano diversi da quelli che avevamo noi dentro, e per cui sono stati bravi loro a convincermi piano piano a fare la regia di questo film. Ho cercato di vincere le mie paure, le mie mancanze tecniche, pensando di poter dirigere gli attori, che era quello che mi interessava di più, onestamente. Poi non immaginavo che il compito mi venisse così facilitato da questi attori, perché non mai avrei potuto immaginare di poter dirigere questi nomi. Però è venuto tutto da sé, nel senso che già il fatto di realizzarlo mi sembrava un sogno. Pensavo di potermi permettere degli attori bravi, ma non conosciuti, non famosi, come questi nomi che mi fanno paura ancora oggi a vederli. E poi però quando ha cominciato a girare la sceneggiatura, questi attori se ne sono innamorati e hanno cominciato a voler farlo, a voler esserci, e la cosa è stata piano piano lievitata in un modo enorme per me, cioè che a casa mia in una parete attaccavo le loro foto, le loro facce, e non ci dormivo la notte quando li vedevo, insomma mi sembrava di guardare, mi sveglierò e non sarà vero, e invece non so, siamo qua. E dirigermi è stata la cosa che ho trascurato di più, ho pensato più a tutti gli altri attori del cast che a me, io non mi rivedevo mai, un po' perché sono ipercritico, per cui se mi fossi rivisto avrei girata sicuramente mille volte e non potevo permetterlo, no? E un po' perché mi interessavano loro, soprattutto loro, quindi ho curato poco Sasà, devo essere sincero. Questa generazione che ha dato il tutto, addirittura facendo guerre, spaccandosi la schiena, lavorando, a un certo punto della loro età è quasi come se fosse inutile, quasi come se si dovesse levare dai cosiddetti. Questa cosa mi ha toccato tantissimo, e per cui volevo, certo sdrammatizzando, facendo sorridere, volevo parlare di questo gruppo, di questa generazione che vive in un ospizio, soli, abbandonati, aspettando solo il momento della morte, facendo scorrere il tempo così di routine, ma senza più stimoli, e dandogli una scarica elettrica, una scossa, facendoli sentire di nuovo utili, vivi, per se stessi e per gli altri.